prenotarvi, basta solo comporre il numero che vedete, 0961 7177 603, e dirci la vostra, parlare con noi, siamo qui apposta per sentirvi, per sapere qual è la voce dei nostri amici, come suona, se siete, come dire, un filino tristi o se siete belli entusiasti, fatecelo sapere, a noi piace sapere di voi. Sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, bravo. Buonasera, con chi parlo? Buon anno lei, buona Epifania, già fatta, credo. Come sta? Chi è lei? Ma abbastanza bene, lei? Io sto benissimo, sentendo lei sto ancora meglio. Aspettando. Con chi ho il piacere di parlare? Non è una novità, anche perché mi sembra di conoscerla. L'abbiamo avuto come nostro ospite, come DJ. Dove? A Marina di Gerosa, mi sembra che sia. È probabile. Non so se posso dire il nome del locale, forse non c'è più. Non lo so, ma... Due anni fa. Ma probabile, ma io... Ma è sicura che ero io, signora? Almeno il filmino, mi sembra proprio di sì. Chi lo può sapere, ma non ci preoccupiamo. Almeno. L'importante è conservare un bel ricordo, signore. Sono contenta. E io sono più contento di lei perché so di saperla bella felice. Ma mi dica che festa era, tanto per capire. Era il 18° anno. Beh, lo facevi tu? Era la tua serata? Mia figlia. Ah, la figlia, vabbè. Signora, ma chi se ne frega? Lei e la figlia, siamo tutti giovani, siamo tutti... Ma chi? Ognuno all'età che si sente, signora. Era lì una di quelle che fa... Ma voglio dire, non esiste più questo locale, è di un rivaggio. Ma presumo che non ci sia, boh, non lo so. Io non è che vado a vedere, signora. Mi sembra che non c'è più. Signora, lei c'è, mi dica, lei c'è. Ma ti ricorda? Ma io ricordo, lei c'è? Lei c'è ancora? E a me quello! A me interessa di lei, signora! A me interessa. Una serata indimenticabile! Signora, mi dice così, mi fa sentire Tommy V, eh? No! No, sì. Non c'entra, io questa sera ho avuto modo di ascoltare quel ragazzo di Rossella, sinceramente. Poteva risparmiarsela. Che cosa? Il ragazzo... Ma signora, io non è che vado a dire lì, esco con la maglia con su scritto di dove sono, chi se ne frega? Ma qua è bello, signora, sa cosa, ci piace parlare. Il bello... Abbiamo bisogno di persone come lei. Ma no, abbiamo bisogno di persone come lei perché... Io ci tocco con te, alle persone che siamo in casa, ecco. Signora, sai che bello? Persone come me che hanno avuto... Signora, persone come me che hanno avuto come regalino dalla Befana la possibilità di entrare in video e di venire a trovarvi a casa. È un regalo per me meraviglioso. Sapere poi che dall'altra parte ci sono delle personcine come lei, con questa bella energia. Poi il viaggio mnemonico, i ricordi e quant'altro fanno piacere. Come fa piacere, cara signora, e glielo dico davvero con grande sincerità, che ognuno si... Glielo devo dire perché non sono sicuro se sia lui o se non lo sia, perché io lo chiamo e parlo. Però, cara signora, sa, il bello di Telespazio è questo, che noi in realtà facciamo parlare un po' tutti, lei, l'amico di Rocella, Cosenza, bravo. Mi manca Crotone, e che ognuno dica la sua, perché il bello nostro non è che filtriamo... Così si fa! Non filtriamo le telefonate, ascolti! Non ti faccio anche... nessuno. Brava signora, non facciamo parlare chi diciamo noi. Io signora non la conosco, o meglio la conosco ma non so di conoscerla. Poi la vedrò e dirò, eccola lì. Quella sera le ha fatto di tante per farmi cantare perché ero troppo sfogata. Signora, lei ha fatto quella sera quattro salti. Di nuovo. Ha fatto quattro salti in padella quella sera, eh? Signora. Tutti. Ma sa signore, il bello poi per me è sempre una festa, è una festa però stare con voi. Penso che c'erano delle persone anziane, altrimenti avremmo fatto le mattinate. Si sbaglia signora, anzi io amo di più quelli che hanno qualche annetto rispetto a quelli che credono di essere... Sai, quando su mattoncino per me è come gli anni, perché poi è bello avere tutti. Quando si è giovane è diversa la cosa. Non è vero, non è vero, le dico di più signora, guardi, mi crede, potrei dirlo contro l'interesse, potrei dirlo contro qualsiasi altra cosa. Oggi
i giovani, alcuni, per non dire la maggior parte, si parla di festa di quella e di quell'altro, a parte la discoteca, io parlo della festa del party privato, no? I giovani sono nati già vecchi, perché sono tutti lì seduti a fare James Dean, gli uomini, tutti belli, tutti così, tutti imbronciati, signora, con la speranza che arrivi la signorina da loro, li prenda per il braccio e dico amore, dai, andiamo, ma che? Bisogna essere belli e allegri. Cosa? Grazie. Signora, sì, speriamo bene. Se ce n'è, signora, e Dio ce lo permette, perché no? Noi siamo per l'atletica. Vai così. Io la ringrazio, signora. Tanti salutoni pure. Buon anno e tanti salutoni alla sua famiglia. Grazie. Arrivederci. Grazie. Ciao, ciao. Questo è Telespazio TV, eh? Questo è il nostro spazio. È la scatola che riempite voi con i vostri pensieri, con quello che vi piace. Devo essere io a mettermi qua sul trespolo e dirvi le cose che mi passano per la testa. Parlate voi, libertà di parola ai nostri corregionali, ai siciliani, a chi sta un po' più in su, Basilicata, Sani, Puglia, Campania, chi vuole. A Telespazio si parla, parola a voi, pronto? Pronto, buonasera. Ciao, sono Fabio. Ciao Fabio, da dove? Da Reggio Calabria. Ciao Fabio, mi chiami da Reggio Calabria? Sì. Come stai? Bene. Come sono andate le vacanze, dimmi? Bene, devo dire che anche la Befana nella calza ha portato un bel regalo. Cosa, cosa? Da parte di mia madre. Dimmi, dimmi, dimmi cosa, dimmi cosa. Ti è arrivato un fratellino. Ti è arrivato un fratellino! Ah, che regalo! E come si chiama? Alberto. Alberto, Alberto. Sai, non si può ricevere regalo migliore per la Befana e per nessun altro momento della vita, perché sai, una nuova creatura, quanto di più bello ci possa essere, credo sia per qualsiasi persona, no? Dimmi, Alberto adesso quanto ha? Pochi giorni? Sì. Quanti giorni esattamente è nato? È nato ma nemmeno 2 minuti fa. Adesso? Sì. Adesso? Ma aspetta che voglio, sono da solo, ma credo che in questo momento tutti gli amici che stanno guardando Telespazio TV, oltre a dirti auguroni e quant'altro, ti fanno un applauso. Ti fanno un applauso e fanno un applauso alla mamma. Ma sai perché? Perché siamo la TV dei primati, perché ci stai dando proprio una cosa incredibile, una notizia che veramente ci riempie il cuore di gioia. Vedete la realtà? Sono, dimmi che ore, dimmi che ore. Aspetta che controllo. Sono lì? Le? Le? Sono le 22:22. Alle 22:20 il tuo fratellino Alberto ha visto la luce, il 6 di gennaio. Questa, guarda dentro la calza, vedi? Dentro sta calza, ma ti rendi conto che bello? E tu non corri lì? Non corri all'ospedale? Per ora vogliono stare in pace mia madre e mio padre. Ah, perfetto, sono lì. E giustamente, il papà come si chiama? Alberto, come il padre. Ah, Alberto si chiama sia il fratellino che il papà? Sì. E la mamma? Antonia. Ok, quindi auguroni. È meraviglioso questo, no? Ma fammi capire, si sapeva, nell'ambiente si sapeva lì in famiglia che fosse già maschietto, o è una sorpresa che avete ricevuto oggi tutti insieme? Sai, quelli che fanno l'ecografia prima per sapere. Essere sinceri, il medico aveva detto che era femmina. Cosa? Cosa? Pensava cosa? Che era femmina il medico, diceva. Poi sì. È nato in maschio. Ma fin quando? Fino a che periodo? Fino a un paio di giorni fa diceva che era femmina, invece poi si è dovuto ricredere. Ah, era proprio un bravo dottore, Era uno di quelli, ma fammi capire, aveva la sfera magica o guardava con i sistemi ecografici che ci sono adesso? Ah, con i sistemi ecografici. Si vede che il tuo fratellino si era ben girato di spalle, ogni volta che il medico andava si girava di spalle, no, non ti faccio vedere niente. Allora sarà femminuccia, ma sai com'è, poi sono dispettosi i bambini, perché a un certo punto a furia di fare queste cose dicono, sentono già con anticipo. Regia, ma abbiamo un tanti auguri per la famiglia e mandiamolo sto tanti auguri. Resti lì. Pronto, Giamarotta, pronto. Pronto. Pronto, Giamarotta. Abbiamo il tanti auguri dal vivo. John, gliela canti tanti auguri. Tanti auguri a te. Tanti auguri